Franzone, un atto congiunto per diffidare i soggetti che ritenete responsabili della mancata attuazione del trasferimento eh, del comune di Gera nell'ambito del libero consorzio della città metropolitana di Catania. Da chi è stato firmato l'atto e che cosa chiedete? L'atto è un atto stragiudiziale di diffida ed è stato fatto nei confronti dell'assessore Landieri, nei confronti di Crocetta e nei confronti del presidente Ars Ardizzone. L'atto non è altro che un richiamo ufficiale per queste personalità per il grave ritardo con cui ancora oggi dobbiamo fare i conti del passaggio di Gela, Piazza Emilia e Niscem nella città metropolitana di Catania. Questo ritardo comporta un danno anche economico per queste comunità perché non possono pianificare insieme agli altri comuni, insieme agli altri territori il loro futuro. Nel contempo la Regione siciliana nel pianificare i servizi ci ricomprende... Con le vecchie province, quindi, eh, oltre al danno morale nei confronti di chi si è espresso, e quindi parliamo delle popolazioni, delle amministrazioni, dei consigli comunali, c'è anche un danno economico. E questo non è più tollerabile. A distanza di tre mesi dall'ultima delibera e dallo scadere della legge, attendiamo ancora oggi il disegno di legge per il passaggio alla città metropolitana di Catania. Franzone, chi ha firmato la diffida? La diffida è stata firmata, oltre che dai presidenti dei quattro comitati di Gela, Piazza Almerina e Niscemi, è stata firmata anche dai sindaci di Gela, di Piazza Almerina e di Niscemi. Credo che i tempi si stiano allungando troppo. Eh, questo è un grido di allarme che faccio io, ma lo fa anche Niscemi, lo fa anche la Gela, eh, perché i diritti dei cittadini vanno assolutamente tutelati, eh, soprattutto alla luce proprio di questa eh, del, del, della attuazione eh, in, nella, nel, in Italia, in tutta Italia, della legge del Rio. Non capiamo come la Regione Sicilia ancora stia tentennando, e eh, siamo sempre gli ultimi. Siamo partiti i primi, ma siamo sempre gli ultimi. Io sono stato sabato ad, una, ad un convegno e Enzo Bianco diceva proprio una cosa importantissima, stiamo perdendo un treno ed è una cosa gravissima, Torino è la città metropolitana che già ha eh, legiferato, sta volando, Catania, nella fattispecie ne siamo con Catania, ma anche le altre città metropolitane della Sicilia, quindi parlo di Palermo, parlo di Messina, ma tutti i liberi consorzi, ancora non abbiamo assolutamente un, un quadro normativo chiaro e limpido. Non si capisce il perché, che come tutte le cose siciliane, debbano avere questi percorsi strani e noi non stiamo facendo altro che sollecitare con questa diffida, con questo momento strano, perché si parla di consorsi, si parla di città metropolitane, ma ancora oggi non si sa nulla e non si fa nulla.